tutto. Sì. Vogliamo ripartire dalla vittoria The Voice, che segnò all'inizio. Cos'era la tua seconda vita? Questa è la terza. A che giorno di vita stiamo? Non lo so, guarda, è unica vita, la mia unica vita preziosa. Brava. Così com'è. Ma certo, tutti poi, i cambiamenti sì, pure. Che si cambia è sempre, insomma, va sì, sempre io bene. Penso che il cambiamento sia un segno di evoluzione, cioè se vogliamo dirla in termini anche religiosi, la conversione fa parte di un cristiano e quindi se vogliamo dire la conversione è cambiamento, tendere verso un miglioramento, cercare di tendere sempre verso il bene, io direi che ho scelto questa strada qua. Ma certo, ti rivediamo nella vittoria di The Voice 2014, Beautiful That Way, vai. Slowly disappear. Wait before you close the curtain. There's still another game to play. Your life is beautiful that way. Vince l'edizione 2014 di The Voice. Suor Cristina Scuccia! Suor Cristina è The Voice of Italy 2014! Sei emozionato a rivederti? Sì, vabbè, è sempre una grande emozione. Comunque è stata una tappa travolgente. Per certi versi un'esperienza bellissima, per altri anche un po' traumatica, perché non ero pronta a tutto quello che mi è successo, quindi è stato forte. Facciamo un passo indietro, torniamo a quella bimba che cresce a Comiso, giusto, provincia di Ragusa, sì, in una famiglia umile, cioè di lavoratori, no? E non particolarmente ricca, no, tutt'altro. Sì, molto semplice. Molto semplice. Com'era la tua infanzia? Com'è stata? Ma allora, sono cresciuta in una famiglia che definirei la mia piccola chiesa domestica, perché i miei genitori mi hanno sempre trasmesso i valori cristiani in maniera molto importante e sono cresciuta perché mi trascinavano con loro, perché loro molto praticanti, così, quindi pensa che da piccolina facevo la chierichetta, ma ai tempi non si poteva, le femmine ancora non potevano fare le chierichette, le ministranti. Poi Papa Wojtyla diede la possibilità di farlo e quindi io fui la prima nella mia parrocchia a suonare la campanella, ma non mi si vedeva da sotto l'altare, talmente ero piccola, avevo 4 anni. Quindi, cioè, è iniziata così. Quindi cristiana, tutto cattolica, sì, però che volitiva, cioè voglio fare, sì, delle cose. Sì, no, ma io volevo fare la chierichetta, anche il capo dei ministranti addirittura. A casa io giocavo costruendo il turibolo dell'incenso. Con cioè dei il dispensiere dell'incenso. Sì, con i bicchieri di plastica, dei fili, passavo la giornata così. E che cosa trovavi lì? Cioè, perché il tuo immaginario era tutto nella parrocchia? Ma perché io sono cresciuta lì, quindi era tutto molto naturale. Cioè, mia mamma mi portava le liturgie della parola, quindi ero, sin da piccola sono stata abituata all'ascolto della parola. La prima musica che hai ascoltato te la ricordi? No. Era una musica da chiesa, forse, perché poi in chiesa si canta, sì, tanto. Sì, tendenzialmente sì, anche perché io ho scoperto questa mia passione per il canto nel coro della parrocchia, chiaramente, quindi... E peraltro, appunto, cioè, tu, la famiglia, che era una famiglia semplice, tu volevi prendere lezioni di canto, però non c'erano i soldi per fare tutto, quindi talvolta rinunciavi quasi alla socialità, sì, per la passione. Dovevo scegliere se uscire con gli amici o in qualche modo permettermi le mie lezioni di canto, e spesso sacrificavo gli amici, la pizza il sabato sera, così, per farmi le mie lezioni di canto, che comunque ai tempi 50.000 lire, 50 euro, certo, quelli che erano tantissimi, perché comunque arrivavamo a fine mese. E questa cosa ti faceva soffrire o ti... No, perché ho sempre fatto le cose con passione, quindi se tu credi in qualcosa le rinunce in qualche modo, e io vengo da anni di rinunce, le rinunce sono un dono alla fine, perché soprattutto se tu lo fai con passione. Quindi non, cioè, sicuramente ti tempra, cresci prima del tempo, diventi, certo, matura prima del tempo, però andava così, andava, insomma, sì, eri così, comunque volitiva. Ma poi arriva un certo punto in cui perdete la casa quando eri adolescente, che succede? Sì, allora, fino ai miei 14-15 anni ero in chiesa, catechismo, anche gruppo giovani, così. Faccio un'esperienza molto forte anche di preghiera, dove secondo me lì si è acceso qualcosa dentro di me a livello di incontro importante con il Signore.
Finisce questa esperienza di 3 giorni, nel giro di qualche mese, un giorno uscendo da scuola, ritornando a casa, vedo sulla facciata di casa un cartello con scritto "Vendesi". Io sapevo che non era una vendita per andare in una casa migliore. Avremmo perso quella casa per motivi economici, per problemi vari. Tuo papà non c'è più, tua mamma Lina che lavoro facevano, posso chiedere, ovviamente. Ma guarda, mia madre è casalingo, comunque sempre piccoli lavoretti così, mio padre invece era in bianchino, muratore, insomma, quindi lavori molto umili. Niente, quindi quando vedi quel cartello lì, un po' me la presi, un po' tanto, me la presi con lui. Gli dissi, ma come mi fai scoprire il tuo amore? Tante difficoltà, in più adolescente, a scuola con gli amici, che mi dicevano Scuccia diventerà una suora, Scuccia diventerà, quando in realtà non ci pensavo minimamente, avevo solo la mia fede, quindi un po' ero un'aliena anche tra i miei compagni. Perché a scuola quando si è in qualche modo diversi, ma siamo fase... tutti diversi e unici, sì. Però ne sappiamo qualche cosa, sì. I ragazzi talvolta se ne approfittano, bullizzano, dicono cattiverie, no? E quindi... Vabbè, però non mi sento di essere stata bullizzata, era normale quella cosa perché mi vedevano diversa, a 14-15 anni però non pensi... Però non ti faceva piacere, eri... eri? No, dico a 14-15 anni non pensi di diventare una certo. Suora, comunque sei diverso dagli altri se ti metti a pregare prima del fare il compito in classe, invochi l'angelo custode, cioè sei un po' strano, no? Chiaramente tutti sono indotti a pensare che tu diventerai una suora, ma io ero l'ultima che ci pensava questa roba. E quindi poi appunto ci fu la cosa della casa e io lì mi arrabbiai con Dio. E dove siete andati a vivere poi? Degli amici dei miei genitori avevano una di quelle case, delle catapecchie, sai, quelle di campagna di pietra con l'erbaccia dentro. Allora mio padre, siccome appunto era muratore, quando finiva di lavorare andava lì cercando di rendere abitabile la casa. Io mi ricordo che le prime notti quando dormivamo in questa casa, tra l'altro ho aiutato papà ad attaccare mattoni per terra, c'erano i topolini che c'entravano per casa, così la porta senza serrature, senza porte, la casa, insomma è un po' così. Però ecco, se devo dire grazie alla mia famiglia è perché nonostante queste difficoltà eccetera eccetera, non hanno mai perso la fede, non hanno mai smesso di sperare in qualcosa, e questo è un valore grande che porto nella mia... E questo te lo hanno anche comunicato, perché adesso tu lo racconti così sorridendo, certo. Immagino che chiunque di noi, no, se a 15 anni ti cacciano di casa difficile. E finisci in un... insomma, non è un'esperienza bella no, per una per ragazzina niente. No, ero infatti poi, in quella fase in cui... Mi arrabbiavo contemporanea, insomma, quindi non è, dice, sai, dopo la guerra erano tutti nella stessa condizione, certo, no? No. Allora, ho sempre rispettato i miei, sapendo dei loro sacrifici, soprattutto certo. Perché comunque... Così è giusto fare così, perché quando si lavora bisogna sempre rispettare chi lavora onestamente, qualunque sia la condizione economica. Certo, però chiaramente ero un po' arrabbiata, perché avevo 14-15 anni, ero sempre quella diversa dai miei compagni, quindi la mia rabbia principale era contro di lui, quindi ad un certo punto smisi di andare in chiesa, non frequentavo più, quindi magari frequentavo i miei gruppi musicali rock and roll, un po' così. Ah, e poi sì. La fidanzatini? Fase... Sì, ci sono stati pure quelli, ma... due proprio contati, ma sai quelle storielle che... Certo. Tra l'altro io le vivevo come una storia... Non capivo perché dovevo stare, era un impegno, non era una storia d'amore, forse non avevo incontrato chiaramente il mio vero amore, come poi è successo dopo, tale da spogliarmi di tutto, lasciare tutto per donare la mia vita a lui. Quello è stato il mio primo innamoramento vero, che io definisco sempre, perché è difficile descrivere un'esperienza di fede. Come la descrivi un'esperienza di fede? O ce l'hai o non ce l'hai? Cioè, è un colpo di fulmine. Come fai a... Cioè, perché ami certo. Una persona? Non lo puoi sapere perché ami quella persona. Ma tu la ami, punto. Succede, non... certo. Sì, e quindi... E quindi lasciamo Cristina, sedicenne, giustamente dice, ma come, proprio io sono devota... perché devo essere punita, quindi lasciamo Cristina arrabbiata, per sì. Così dire, con po' con il mondo e di conseguenza anche con chi, giustamente una ragazzina pensa che il Signore debba proteggere, certo. Debba essere protetta. Torniamo a quelle blind audition, perché appunto c'è tutto un mondo intorno, lo rivediamo quando tutti si girano, tu sei lì. E lo immaginavi che si sarebbero girati tutti? No, ma io sono andata lì, dico vabbè, non si girerà nessuno, però ero lì per un messaggio importante. Ero lì perché quando praticamente è stata la redazione di The Voice a
chiedere il permesso alla madre generale di farmi partecipare a fare delle audizioni, appunto. E inizialmente la madre disse: no, come, la nostra suorina giovane, la nostra unica suora, la mandiamo lì. Poi in un secondo momento, siccome Papa Francesco anche invitava ad andare a raggiungere le periferie del mondo, ad uscire, non temere di rischiare, allora la madre disse: ma qualcuno sta bussando alla nostra porta, cioè qualcuno ci sta chiamando ad uscire. Vai. E così mi hanno mandato, quindi però non avrei mai immaginato. Senti, molto tutto quello. Intelligente questa donna, c'è ancora? Sì, la salutiamo. Come madre si Carmela. Chiama? Madre Carmela. Madre Carmela, ma tu le hai parlato quando poi ti sei tolta il velo? Certo, mi hanno accompagnata, cioè è stata una sofferenza da entrambi i lati sicuramente, poi non è come in una coppia, e cioè c'è una comunità. Certo, la senti Madre Carmela? Sì, che certo, adesso un po' dato? Con gli impegni, mi ha detto sempre di cercare di essere sempre autentica, così come sono, cercare di essere sempre vera con me stessa prima di tutto, perché sanno benissimo il travaglio che ho fatto di purificazione, ancora questa, perché sto la chiamo conversione, è un continuo, e quindi mi sostengono, mi hanno sempre sostenuta, io salutiamo sono Madre grata Carmela che è stata brava e rivediamo la Brand Audition e poi torniamo alla quindicenne, perché ci sono ancora tante altre cose da raccontare. Vai. La canti questa ancora? Va bene. Cristina, ce lo ricordiamo tutti. Centinaia di milioni di visualizzazioni, viene ritwittata Richard Gere, Woody Wolf, Woody Goldberg. Come è? Io ho fatto Sister Act con voi, ho ballato nel film. Wow. E mi ricordo, facevo poi X Factor all'epoca. E fu un problema, Sor Cristina, perché diede una svolta al programma The Voice, che nonostante la presenza di Raffaella, faceva un po' fatica all'inizio come format a prendere, avere successo, e tu insomma lo resi, è diventato popolare in tutto il mondo, quello italiano, grazie a te, perché poi tutti gli artisti americani ripubblicarono il suo video, quindi io ti ho vissuta come un problema, ecco. Beh, anch'io quando ho saputo questa suora con una voce pazzesca, sono andata in una ricerca e ho visto e ho sentito, meravigliosa. Grazie. È stato veramente... Io ero a Los Angeles, quindi onestamente... No, a Roma. Non ho visto del fenomeno, però riguardando, c'è molto groove e soul nella tua soul. Voce quando canti. Sì, Lauren Hill. Quindi mi piaceva questa viene tua anche grinta. Un po' dalla mia storia, in fondo il canto è una lode. Ma ascoltavi... Sì, anche, sono cresciuta ascoltando Whitney Houston, così, e poi insomma i canti soul, ha un bel religiosi, anche un bel americani, cioè c'è tanto Lauren Hill. Un po'. E lì Raffaella ti disse: ma sei davvero una suora? Sì, una suora verissima, gli dissi. E lì era scioccata perché lei me lo continuava a dire sempre: ma come? Io mi sono girata, vedevo quelle scarpe nere, dicevo: ma com'è vestita? Poi una sottana, davvero la sottana, ma che cos'è questa cosa? E allora era stordita. Che ti disse che durante poi, per poi tu scegliesti in realtà
realtà J-Ax, no? Sì. Quindi era proprio, diciamo, il diavolo nell'acqua santa. Ma anche lì la scelta fu dettata dal mio cuore, perché io... Ma ci avevi pensato prima? No, in realtà lasciai quella scelta fino all'ultimo, tanto che gli autori dietro le quinte mi dicevano: ma hai deciso? Guarda, non lo so, non riuscivo a dare una risposta, l'ho lasciata proprio sensazione. Tanto che quando sono arrivata lì poi mi sono detto: ok Cristina, tu sei qua per qualcosa in più. Quindi magari se avessi fatto una scelta per Cristina cantante magari sarei andata da un'altra parte. Però poi ho detto: sono qui perché devo arrivare ai giovani, devo lanciare un messaggio più grande. E quindi ho scelto J-Ax. Sì, sì. Ma anch'io non riuscivo a capire perché in quell'istante mi è venuta l'immagine di mio fratello, che anche lui è tutto tatuato così. Quindi ho detto: mio fratello, come faccio? Perché anche lui all'inizio, quando ho scelto la vita religiosa, non accettava molto questa cosa. Quindi ho detto: come faccio ad arrivare lì, a fargli comprendere in qualche modo che sto bene, che comunque... Li hai più rivisti qualcuno di loro? J-Ax l'hai più sentito? J-Ax sì, poi è venuto in convento un Natale, è venuto a portare... Raffaella che ti diceva? Raffaella mi diceva: hai più energia dei miei ballerini. Anche se io ero proprio perso un sacco di chili quei mesi, fu un problema anche per me, guarda. Sì, perché non ero pronta, quindi... poi da dietro le quinte mi dicevano: sai, ha twittato, poi, che ansia. Io non capivo niente, dico: non vi lasciatevi vivere questa cosa, perché già mi vedi, ho ansia per fare, cioè, un'intervista. Stai tranquilla. Figuriamoci cantare. Stai tranquilla. Proprio, come stai adesso? Tutto bene? Sì, ora sì. Senti, tesorino, allora, tornando indietro, appunto, ti abbiamo lasciato adolescente, insomma, ovviamente con un po' di problemi intorno, come tanti adolescenti, qualcuno in più forse, non così. Poi un giorno accade che cercavano, tu cantavi però già, no? Comunque ti piaceva la musica, giusto? Sì. Facevi le lezioni di canto e così. E un giorno c'era un incontro con organizzato dalle Suore Orsoline, dove c'era anche Claudia Cole, perché stava organizzando un musical sulla figura di Suor Rosa che è la fondatrice delle Orsoline. Okay. Io so tutto, io stavo all'elementare, stavo dalle Orsoline. Tutto sotto controllo. Allora. E poi le Orsoline sono tante, la mia famiglia era l'Orsoline della Sacra Famiglia, quindi è una famiglia ancora più piccolina, E quindi così tu stai un po' dubbiosa, poi alla fine vai a fare questa audizione, no? Sì, e ti prendono proprio per Suor Rosa. Sì, all'inizio quando vidi che c'era scritto, c'erano coinvolte le suore, dissi: no mamma, non voglio andare, perché ero nella fase della ribellione. Poi in un secondo momento dissi: vabbè, proviamoci. E interpretando questo ruolo all'inizio non posi molta attenzione al significato delle parole, perché Suor Rosa era una figura autentica, coraggiosa, andava dalle ragazze e diceva: tu avresti il coraggio di lasciare la tua vita per donare tutta la tua vita a Cristo. Una donna che comunque nel secolo scorso si impone, fonda un ordine religioso, è una donna con una faccia in più. È coraggiosa, sì, come mi diceva qualcuno prima: ma c'hai del rock and roll dentro? In queste donne comunque c'è del rock and roll. E quindi niente, all'inizio così, poi quella volta, durante la prima, incontrai un'ottantina di suore tutte insieme. Io non avevo mai visto, o comunque magari sì, però non avevo mai riflettuto sulla possibilità che comunque, perché per me la vita religiosa, comunque la vita all'interno della chiesa era abbastanza naturale, perché ero cresciuta lì. Quindi quando ho visto tutte quelle suore mi disorientarono un attimo, perché iniziai a pensare, a farmi delle domande importanti su: Cristina, cosa vuoi fare della tua vita? E poi le parole di Suor Rosa incidevano ancora di più, finché poi sei un giorno... Sei entrata nel personaggio, tra mille virgolette. Sì, tanto che all'inizio quando recitavo mi sentivo un po' nuda, come se stessi rivelando agli altri questa cosa dentro che era per me intima, che non potevo annunciare così, perché volevo essere prima sicura di quella scelta che stavo per fare. E c'è una suora un giorno ti dice: chissà perché il Signore avrà chiamato te per rappresentare questo ruolo. E questo è uno switch. Sì, e io le risposi dopo appunto un giro di boa, periodo di travaglio, di ribellione con Dio, io ho risposto: io lo so il Signore cosa vuole da me. Lo sapevi? No, no, perché infatti quando io risposi così... Cioè, rimasi veramente disorientata, ma perché ho risposto così a Suor Concetta, e tra l'altro salutiamo. Salutiamo Suor Concetta. Cioè, e quindi
da lì iniziò veramente il discernimento, ma perché io? Ma sono matta, io che sognavo di andare a Roma a studiare canto, recitazione, in una scuola di musical, ma perché sono impazzita, perché sto desiderando questa cosa? Però poi giusto quell'anno le Suore Orsoline inauguravano un'accademia di spettacolo, quindi la madre, fiutando odore di vocazione in me, in qualche modo mi invitò a fare un provino per l'accademia, e in realtà superai il provino. Però quell'anno, quando iniziai a frequentare l'accademia, io non mi sentivo, cioè, avevo raggiunto, tra virgolette, il mio sogno, ma non ero felice dentro di me. Io pensavo, durante le lezioni di danza, pensavo di stare in cappella con le suore, perché soprattutto alle 18.30, quando spesso facevamo lezioni così, sapevo che le suore erano riunite in cappella. Quindi avevi realizzato un sogno, ma te ne si presentava un altro. Sì, guarda, avevi risolto un desiderio, ma c'era un altro desiderio che Dio stava uscendo. Dio è ironico, sì. Se ci pensiamo bene, l'ironia di Dio è stupenda, perché cioè, mi ha portato dove volevo io, ma sempre a modo suo, cioè è incredibile questa cosa. Se chi è una persona che non crede direbbe semplicemente, certo, che tu hai fatto le scelte, certo, che volevi, che però la vita ci ha portato. Però io le ho fatte ascoltando, cercando di leggere i segni nelle persone che in qualche modo mi invitavano. Cioè io leggo la presenza di Dio negli altri, no? Senti, ma quando è che proprio decidi di diventare suora? Chi è la persona alla quale lo dici? L'ho detto ai miei genitori. Cosa, ma con risposto? Calma, però loro felicissimi, okay. Figuratevi, mia mamma aveva pure pregato per avere un figlio consacrato, quindi è stato difficile dirgli di uscire, perché madre, pensavo, certo, di deluderla. Andiamo per gradi. Ma c'era un fidanzato, qualcuno che stavi frequentando? Allora, in quel periodo effettivamente c'era un ragazzo che mi sentiva distante, ma non riusciva a capire che cosa stesse succedendo. Però siccome anche lui era molto credente, così ad un certo punto iniziò a capire che l'altro era qualcuno di molto importante. Quando poi mi chiese, ma stai pensando di consacrarti? E io dissi, sì, sto pensando questa cosa. Va bene, se è lui, vai pure, mi disse. Quindi, cioè... E non ti spaventava l'idea, adesso ti faccio una domanda, perdonami, però la domanda si fanno tutti. Certo. L'idea di rinunciare a tutta la parte affettiva, familiare, no, sensuale della vita. No, come ti ho detto prima, quando ti innamori fai, cioè, non capisci niente, tu vai, roba segui, non, perché poi diventa tutto naturale, cioè nel senso fai una scelta con amore perché vuoi quella cosa lì, perché ci credi tanto, quindi le rinunce non le percepisci neanche, cioè anzi hai la forza di lottare, di... Che bello, però pensa quanta energia che avevi. Sì, sì, devo essere... sì, perché sì, dai, nelle nostre vite comuni non consacrate, ogni giorno è una vena, che faccio? Cioè avere una vocazione, almeno ma mica tutti i giorni c'ho questa energia qua, e chiaramente va messa sempre... La chiamata è bella, perché comunque dimentichi qualunque cosa. Eh sì, quando ti innamori è così, succede così, quando vi innamorate... Io non lo so. Non ti innamori? No, vedo se sta chiamando qualcuno... Però cioè, a suo modo tu avevi la vocazione della danza, sì, e hai, diciamo, superato qualunque ostacolo pur di realizzarla. Assolutamente sì. Capisco questa cosa dell'amore, della rinuncia, perché poi diventa... Però poi è finita pure questa, insomma. Vabbè, ma non ci arriviamo, state calmi, sono curiosi questi affetti stabili. Ti rivediamo cantare sempre a The Voice. What a Feeling, Sally, e appunto c'è J-Ax. Per la strada leggera, ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Dammi l'uomo del Canberra, dammi le pide.
La missione si stava compiendo. Eh sì. Anche perché tu una missione l'avevi gestita prima da novizia, perché i tuoi primi anni li hai fatti in Brasile. Sì. Poi ne parleremo più ampiamente allo specchio, però insomma non è facile. Quanti anni avevi? 2010. Sei dell'88, 21 quindi 22. Anni. Sì. Quindi vai, a che età esattamente, quindi entri, come 19 si dice? 19 anni. 19 sì. Anni. Il mio primo compleanno all'interno dell'istituto, 20 anni. Ah. E dove stavi, in che istituto eri? Orsoline della Sacra Famiglia. Ma dove? Io, ho vissuto prima a Roma 1 anno e mezzo, mm-hmm, nella fase del postulandato, poi sono stata inviata per il noviziato in Brasile 2 anni e poi sono stata destinata alla prima comunità a Milano. A Milano. Come fu il Brasile? Adesso poi ne parliamo più bellissimo, ampiamente. Bellissima, l'esperienza credo più bella della mia vita. Avevamo, non so, io coi verbi con ancora mi sento inclusa all'interno della congregazione, comunque le suore hanno un progetto, certo, sì, con dei bambini, con dei ragazzi, e accoglievamo tutti i giorni questi ragazzi nella periferia di San Paolo. Bene. Quindi comunque un'esperienza intensa. All'inizio sono arrivata lì, non sapevo parlare il portoghese, non conoscevo nessuno, poi chiaramente una differenza culturale importante. Loro, io che pensavo di aiutare loro, alla fine sono stati loro ad aiutare me, proprio sempre così. E poi la musica lì mi ha salvato, perché in realtà quando sono arrivata in Brasile io ero intrappolata nell'idea del, siccome quando si entra comunque all'interno di un istituto religioso così non pensi più allo spettacolo, a cantare, eccetera eccetera, io da sempre avevo concepito il canto come appunto spettacolo, eccetera eccetera, da piccolina quando andavo a fare i festival, così era sempre competizione, queste cose qua, quindi non l'avevo mai vista come veramente un dono da donare. E in Brasile, siccome la si loda, si canta, le messe sono tutte cantate, poi i bambini hanno scoperto che avevo questo dono, mi chiedevano ti prego canta per noi, quindi è divenuto veramente quel dono da donare. Io dico sempre che il Brasile ha purificato il mio canto, l'ha fatto diventare un mezzo. E poi vinci The Voice, quindi diventi famosa, come cambia la tua vita? Allora, in realtà la mia vita viene investita da un tornado importante, però da un lato ho delle esperienze bellissime, perché faccio delle esperienze con The Voice incredibili, dall'altro lato chiaramente una difficoltà di portare questo anche comunque all'interno di un istituto religioso. E però anche devo perché essere... poi immagino insomma giornali, paparazzi, fotografi, guarda, chi segue, come l'hai vissuta? Non ne parliamo. Il circo mediatico. Ecco, i paparazzi era molto faticoso, perché chiaramente non ero abituata a questo, cioè era veramente traumatico questo. Non ti gratificava un po' la fama? Non ho mai pensato che quello fosse il mio successo. Io sapevo che ero lì perché ero un mezzo, un piccolo mezzo. Il successo in realtà... Non ti sentivi orgogliosa comunque, però sono io che lo faccio, non ti sai... No, ho un sempre... Un po' inorgoglita, è umano. No, perché io ci leggo in questa cosa che è così grande, che ha fatto il giro del mondo, così non poteva essere opera mia, di Cristina Scuccia. Perché è no? Solo non stata opera di Dio. Anche un po' tua, ma io no? La vivo così, perché è troppo grande, non poteva essere frutto delle mie mani, è solo opera sua. Io sicuramente ci ho messo i miei mezzi umili, poi lui ha fatto tutto il resto, quindi io l'ho sempre vissuta, quindi, così. In realtà adesso che poi non hai più, che non vesti più l'abito, tutto quello che fai lo fai da sola? Questa cosa non ti spaventa? Però sì, lo faccio da sola, infatti mi manca pure sempre Suor Agata che mi stava dietro, nel mio team c'era sempre Suor Agata. E quindi questo ancora mi sento molto spoglia di questo sistema qua. Però io lo faccio sempre per il bene, cioè se abbiamo dei doni, no? È perché vanno messi a disposizione, vanno condivisi. Ecco. Quindi io condivido la mia storia anche in questo cambiamento, affinché magari qualcun altro possa servire, possa essere utile a qualcuno che magari non riesce a trovare questo coraggio di prendere la propria vita dalle mani e dire ma io è una sola la vita che ho, perché sprecarla ripiegata nel mio ombelico e dire oh io oggi, no, assolutamente, la vita va vissuta pienamente. E quindi anche attraverso la musica provo a lanciare questi messaggi, ma sempre con nel cuore tutti i miei valori, perché chiaramente è cambiato l'abito, ma l'essenza ma certo è quella. Senti, vai pure a Ballando. Sì? Ti rivediamo e poi c'è qua Samuel che ti ha incontrato lì, vai. I see trees of green, red roses
next to you. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. Per chi non prega e sconfiggerà. Messo in gruppo. Messo in gruppo. Tra l'altro, salutiamo Stefano, Giulia e Jessica. Sì, certo. Che è stata un'esperienza. For Jessica. È stata un'esperienza notevole. Bella. Sì, va sì. Bene, dai, ci sta per te oggi. Guarda, io facciamo un balletto. Credo. Andiamo a ballare così. Per dici, sì, dai. Va bene. Abbiamo ballato ballando, balliamo qui oggi. Chissà che succede. Grandi. Come chissà che succede? Musica! Che succederà adesso? Para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, no, quedarte con mi amor en el alma, llevarte a conocer el cielo, quiero que no te falte nada. Che mi ha shakerato un po', mi ha shakerato. No, non lo so, me lo so fare bene. Grazie. Altre canzoni dopo The Voice. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi sui tramonti. Ma se tutto era così perfetto, paparazzi a parte, quanti perché ricordi certo mi state punto, sbloccando? Adesso proprio sblocchiamo un ricordo. No, cioè, in fondo tutto andava benissimo, perché sì. A un certo punto hai deciso di uscire dalla ma comunità? Ma io credo che questo contatto con una vita anche al di fuori degli schemi, diciamo, religiosi, mi abbia fatto diventare una donna in qualche modo, perché comunque mi sono ritrovata a dover fare delle scelte, a dover decidere tante volte, quindi anche insieme, sempre comunemente con le altre, però chiaramente era molto difficile da gestire questo. Però ripeto, sono cresciuta tanto, c'è stato ad un certo punto il mio linguaggio è divenuto un altro, no? E io mi sentivo come
come se quel posto lì non mi permettesse più di crescere, più di evolvermi laddove ancora io avevo bisogno di... Tanto che poi quando sono uscita per la prima volta, io mi ricordo, ho percorso chilometri e chilometri e chilometri in bici, e quell'aria che mi veniva addosso lo sentivo come, ma ancora la vita ha un profumo incredibile, posso imparare tanto, posso crescere tanto. Ho dovuto ammettere ad un certo punto che non era più il mio posto, non è stato facile perché chiaramente accettarlo io per prima non è stato semplice. I segnali quali erano? Non stai bene, c'è un travaglio interiore che non riesci a capire. Con chi ne parlavi? Io ne parlavo spesso con la mia madre superiore, che era Suor Agata, che ancora adoro alla follia. E poi ho dovuto chiedere aiuto ad una terza persona, una professionista, perché da sola, sì, da sola, in questi casi quando veramente si arriva a toccare il fondo, cioè, in qualche modo nel buio, io ero in un tunnel. Eri a rischio depressione proprio, quindi? Diciamo, perché... Ma ti sentivi costretta? Sai che cos'è? Ecco, allora, avevo addosso un abito con una responsabilità importante, in più ero esposta al mondo intero, quindi... mi sentivo schiacciata da questa responsabilità. Ad un certo punto non riuscivo più a capire chi fossi, perché ero solo, tra virgolette, prendete con le pinze questa parola, vittima di tutto questo, no? Mi sentivo come se tutto questo non mi soffocasse. Non fosse più la tua volontà, sì, ma era... Quindi a dover ammettere che comunque non stavo bene e che forse avrei deluso non solo i miei genitori per primi quando gli avrei detto la notizia, ma in più tutto il mondo, che tante persone avevano creduto in me, perché se comunque è successo quello che è successo, e grazie anche a tutte le persone che hanno creduto in me e che ringraziamo e che continuo a ringraziare, sicuramente mi sentivo di deludere tutti quanti. Te lo ricordi il momento in cui ti sei tolta il vese dell'abito? Ma allora è stato graduale. Proprio il momento in cui tu hai tolto l'abito, l'hai posato lì? Allora, è stato successivamente a dei giorni in Sicilia, a casa dei miei, dove papà è stato, insomma, si è aggravato in poco tempo, non stava molto bene, e la mamma lo assistiva in ospedale. Quindi io sono rimasta a casa 10 giorni circa da sola. Quindi da un lato avevo il dispiacere di papà, che purtroppo non stava benissimo, dall'altro, sembra scontato, ma per una ragazza che ha sempre vissuto prima in famiglia, poi in comunità, con degli orari, con degli schemi, con una ciclicità della vita, mi sono trovata da sola che potevo scegliere anche cosa mangiare. Cioè, e la libertà che sapore aveva? Mi faceva sentire leggera, mi faceva, dico, ma allora forse sono in grado, perché non so, ad un certo punto ho pensato che da sola non fossi capace di fare nulla, come se avessi sempre bisogno degli altri, no? Invece quei piccoli gesti, banalmente anche avere, girare per casa in pigiama, che una suora comunque in comunità non lo poteva fare, cioè per me era, ma uguale, che bella la normalità, no? E quindi non è stato facile, però lì ho iniziato a sentire che... Forse dovevo guardarmi dentro seriamente e dirmi che non stavo bene, che avevo bisogno di un tempo per allontanarmi. E così poi, rientrata a Milano, chiesi appunto prima un tempo di allontanamento, perché prima ho chiesto come Quanto una pausa. Impiegato, quindi tutto un quindi po' mi sono di presa tempo. Prima un annetto e poi dopo ho deciso di uscire definitivamente. E quella prima uscita in bicicletta? È stata liberante, è stata, non lo so, la ricordo sempre con molto affetto e mi fa respirare, perché, ripeto, sarò ripetitiva, ma la vita è una, cioè anche pedalare, partire, prendere la valigia, partire. Ti sei innamorata? Della vita, sì. Fidanzato, dai. No, in realtà no. No. L'amore, al momento sono innamorata di me stessa, che può sembrare una cosa egoistica, ma in realtà no. Perché sei una bella ragazza, così positiva, questo occhione grande, questo bel sorriso. Ma guarda, davvero, tempo al tempo. Tutto il bene del mondo. Tempo al tempo, quando però arriverà... non ce l'hai la curiosità verso un amore. Ma, allora, io penso che sono in una fase in cui ho bisogno di amare me stessa per riuscire ad includere qualcun altro nella mia vita, perché... Quell'altro che viene deve essere un di più, un valore aggiunto, non una persona a cui appigliarsi.